Emiliano Sabato, allenatore di questa selezione femminile che partirà fra qualche ora per il trofeo delle regioni di Bologna. Da un paio d'anni nella pallacanestro femminile e questa è la prima esperienza alla guida di questa selezione, vero? Sì, sono 2 anni ormai che lavoro a livello femminile con la mia società. Quest'anno invece ho abbracciato questo progetto a livello giovanile su proposta di Gianni e sicuramente ad oggi è stata una bellissima esperienza e forse si poteva fare qualcosina in più. Però i tempi sono stati molto ristretti, però come primo anno di partecipazione al trofeo delle regioni penso che possa essere un buon inizio, al di là di quello che sarà il risultato finale, sicuramente non ci dovrà scoraggiare, ma dovrà essere l'inizio per far crescere questo movimento che in Calabria è praticamente ridotto ai minimi termini. Fino all'anno scorso conoscevi la realtà della pallacanestro femminile nella zona di Cosenza. Con questa nuova esperienza hai avuto modo di confrontarti e di conoscere le realtà anche del resto della regione. Hai trovato differenze? La situazione a Cosenza a livello femminile è davvero disastrosa, perché il settore giovanile in rosa è praticamente pari a zero, abbiamo solamente una società e per il resto ci sono delle ragazze che lavorano in determinati centri o società, comunque arrivati all'under 14 alla fine smettono di giocare perché non c'è la sinergia tra le società a Cosenza per fare un discorso assieme. Quindi il problema della realtà di Cosenza, che a quanto pare non c'è, grazie a Dio, nelle altre province, è proprio questo, la mancanza di collaborazione tra le società. Che poi porta a magari ad avere solamente una ragazza nella selezione e questo è un peccato per la nostra provincia. Ma è una situazione, possiamo dire, in generale in tutta la Calabria, infatti oggi pomeriggio questa selezione femminile effettuerà una partita di allenamento ma contro una squadra maschile. Sì, il problema è evidente In tutta la regione e probabilmente non siamo nemmeno riusciti a trovare una vecchia selezione degli anni passati per rimetterla assieme e per farla confrontare con la selezione di quest'anno. Quindi è vero, i numeri sono sicuramente inferiori e bisogna trovare la soluzione per farli crescere e rilanciare questo settore femminile. E quindi al di là di come andrà questa selezione, di come andrà questo trofeo, comunque anche su queste ragazze forse sarebbe il caso di continuare a lavorare negli anni futuri senza pensare esclusivamente ad un raduno nazionale.